Buongiorno, piccolo carino rullo bianco. Deve annusarmi e darmi i bacini. Lui annusa dai bacini. Che bravo. Buongiorno, piccolo carino. Tu, rullo bianco. No, no, devo darti i bacini, devo darti i bacini. Ciao. Sei tutto bianco. Sì, tutto bianco. Sì, tutto bianco. Mi sono vestita e sistemata, non sono truccata perché sto andando a fare l'extension alle ciglia. Sono cadute tantissime ormai, non tutte, ma praticamente tutte. Quindi devo assolutamente andare a rifarle prima possibile perché sono spelacchiata. Questo è l'outfit di oggi e ho la mia nuova Saint Laurent rosa. A parte le ciabatte, naturalmente, che metterò in standard prima di uscire. Uscirò con questi capelli così bagnati, li raccoglierò perché non ho assolutamente il tempo di asciugarli, altrimenti faccio tardi. E, sono un po' triste in questo momento perché ho ricevuto una telefonata che mi ha... Non sono notizie, non è niente di brutto, ma è una persona con cui... Diciamo che non vado d'accordo ogni volta che la sento. Mi fa stare male, piangere, essere arrabbiata, quindi... Però ho deciso di non farmi rovinare la giornata. Quindi, niente così. E ok, cerco di non, appunto, cerco di non essere troppo triste, di tirarmi un po' sul morale. Ma insomma, poi tornerà Tomas dal lavoro. Stasera andremo a mangiare sushi con dei nostri amici. Quindi, in realtà, è una bellissima giornata e non voglio farmela rovinare da queste cose. È difficile a volte, ma. Ce la faremo. E niente, vado e ci vediamo tra un po'. Poi mi vedrete con le ciglia sistemate, finalmente. Eccomi, sono arrivata a fare le ciglia e siccome mi chiedete sempre in tantissime dove vado a fare le ciglia, a Trieste, eccetera, eccetera, oggi vi faccio vedere la maga dietro alle mie extension. Ciao ciao! Che oltre ad essere super super simpatica è anche molto molto brava. È già più di un anno che io vengo qua da te, vero? Sì, sì. È molto più, no, sono quasi 2 anni, un anno e mezzo. E, se volete rintracciarla per prendere appuntamento, eccetera, eccetera, basta cercare su Facebook Extension Ciglia by Daniela Studio, giusto? Ok, quindi perché mi vengono sempre miliardi di domande, io ve lo metto, ve lo scrivo, però oggi l'avete anche conosciuta. E vai! Ciao! Fatte le extension, sono felicissima, sono ritornate le mie extension, le mie cigliozze. Sembra che sia calma, in realtà ho lo scimmione. Sono contentissima, che cosa ne dite? Lei è fantastica, fantastica veramente. La migliore, assolutamente, se siete alla ricerca di una brava, professionale ma economica a Trieste, lei è il... Top, io la adoro, a parte che anche lei è fantastica come persona, ma professionalmente anche molto molto brava, quindi yes, adesso torno a casa perché Tomas mi ha scritto un messaggio nel frattempo, è tornato a casa e poi andiamo a fare i documenti per il matrimonio in chiesa, che siamo tardissimo e tipo non so se ci faranno sposare della serie, quindi yes, se riesco posso prendermi anche una pizzetta in panetteria perché ho fame, non ho mangiato e fuori c'è un caldo. Assurdo, infatti praticamente non c'è nessuno, le strade sono vuote, c'è il sole come praticamente ogni giorno, non ero più abituata in Olanda ad avere il sole ogni giorno. Pippo! Pippo, na na na, che pesce sei? Non sono cieco, no, no! no, ma sono cieco, non sono cieco! Non sono cieco, no! Lei ti sorriso, vedo! Tomas cambia tutte le parole! Mentre io Parlo con parlo te! con te, la La stai stai mangiando! baciando con gli Mangiando! occhi! Non mi dispiace, basta che non tocchi Pippo! Pippo! No, Da no, no. notare, Che da no pesce sei? Da notare che, boh, a parte che anche i miei capelli sono sceni, li devo sistemare, ma da notare, Tomas, con il pelo villoso che fuoriesce dalla canotta, Sì che mi piace, mi piace. io ho cercato di fargli capire che questa maglia è underwear, quindi è tipo da mettere sotto le maglie, però lui non le frega niente, vuole mettersela oggi così. E io ho detto, ok, se oggi vuoi vestirti così, vestiti così, e andiamo in chiesa, tra l'altro, fantastico, a portare i nostri certificati di battesimo. Così, speriamo di essere in tempo, perché se non siamo in tempo non ci sposiamo più, no, perché mi sa che siamo tardissimo per questa cosa qua, ma è l'unica cosa che manca. Quindi, andiamo. Tu sei già pronto?
Let's go to the beach con questi occhiali molto surfing USA. Andiamo, surfing pupetto. In California. In California. Yeah. Per quanto siamo in California? 2 settimane. Il 12. Sì, il 12. Yes. Meno, let's go. Meno 2 settimane. Meno. Let's go California guy. Let's go. Bene, qui la situazione si sta facendo critica perché cioè, ci serve una delega da un parroco che però non c'è. E l'altro parroco ci ha detto che siamo già in ritardo. Penso che è in ferie fino a giovedì. Ma non dicevi che i parroci non vanno in ferie? Non so, questo qua non c'è. Questo qua sì. Questo qua è alle Hawaii con i piedi in ammollo. E quindi adesso andiamo dal prete o parroco, com'è? Rete che ci sposa, prete, sì. E speriamo che lui possa comunque fare i documenti per noi anche senza questa delega, perché appunto ci dicono che siamo in ritardo e sì, siamo posteggiati in divieto, quindi adesso è meglio che ci smuoviamo subito. Speriamo di farcela, mi sto preoccupando. Ok, siamo stati dal parroco che ci deve sposare e niente, il parroco che ci deve sposare è molto simpatico e ci ha detto di non preoccuparci, che in qualche modo faremo, che anche se ha detto che effettivamente siamo molto in ritardo, che comunque lui chiamerà l'altro parroco che non è raggiungibile, ma che in qualche modo ce la faremo, perché ci ha raccontato di una coppia. Io devo andare qua a sinistra, giusto? Sì. E ci ha raccontato di un'altra coppia che tipo gli hanno dato i documenti tipo 2 giorni prima del matrimonio, e se succede a me io vado fuori di testa, cioè nel senso, quindi spero che non succeda a noi, e adesso è tutto nelle mani del nostro parroco. Dobbiamo aspettare, domani gli telefoniamo e speriamo che si riesca a fare in qualche modo per ricevere questa delega, non ho ben capito perché è tutto un casino tra parrocchie, però speriamo di farcela. Questo è quanto, e adesso stiamo andando al ristorante sushi perché 2 nostri amici ci stanno aspettando, ovvero abbiamo appuntamento tra esattamente 20 minuti. E Tomas mi fa le boccacce e non è affatto contento che andiamo a mangiare sushi, perché lui vuole mangiare gnocchi, goulash e carne. Perché non parli adesso? Anche spezzatino. Inquadrati, parli, mi inquadro a me. Anche spezzatino. Spezzatino. O comunque arrosto. Arrosto. Arrosto, sì. E al sushi ti accontenterai. Ma abbiamo mangiato griglia, abbiamo mangiato carne tutto il weekend. È la roba migliore. E quindi per la gioia di Tomas andremo a mangiare sushi, perché lui mi ha detto dopo aver mangiato tutta sta carne che palle, andiamo a mangiare sushi, e io lo sto accontentando. E siamo al sushi ed è arrivata la prima portata. Gnom. Sei contento, pupetto? Super. Ah sì, adesso ti va bene il sushi? Sì, perché si mangia. Ah, bene. E questi sono i nostri amici che finalmente si fanno filmare, bravi! Giulia e Elia. Ciao. E qui c'è la bimba che non inquadreremo, ma c'è ed è molto bella e ha gli occhi blu. Beh, qualcuno diceva che non voleva il sushi, che voleva la carne, e poi si è mangiato tutto il mio sushi. Era buono? Era buono. Ah, sì, bene, bene. Ecco, da dietro la facciamo vedere. Guardate che bella che è. Beh, giusto. Ma dai. E giustamente ha fame anche lei. Scusa, Grazie. Oh. Non vuole farsi filmare, no paparazzi. I nostri amici sono stati in Thailandia recentemente e voi, cioè non so se si riesce, è così. E lui, sto pazzo qua, e lui si è mangiato il ragno, no. No, scorpione, cavallette, larve. Non ho parole, non ho parole. Ma insomma. Raccontaci, ma aspetta. No, niente da raccontare. Raccontaci il gusto. Meglio una pizza. Meglio garantito. Siamo venuti in gelateria e stiamo scegliendo il gelato. Ma c'è l'imbarazzo della scelta. Una roba incredibile. Veramente devo dire. Frappè, cassate. A Tomas piacciono molto gli spaghetti, anche a me. Io invece sono più propensa per la coppa fragolosa, con le fragole e il gelato macedone e fragolotti, gelato alla fragola e crema panna montata. Io penso che prenderò questa.
mia mamma, mio papà. Una volta siamo venuti e abbiamo preso questa, la coppa dell'amore. Due coppe insieme. Banana split. E sono arrivati i gelati. Mi sto vergognando perché ho una coppa enorme. E alla fine non avevano quella con le fragole. E quindi ho preso quella con le meringhe e il cioccolato. Tomas ha preso gli spaghetti. Adesso gli do tutti i miei biscottini. E poi il gelato cos'è? Che gusti è? Oddio. L'ho messo in difficoltà. Esatto, no. Un bacio di dama. Che e... buono. E qualcosa di buono. E tu? Godella e mousse allo biscotto. E quella è Nutella pura, ragazzi. Nutella pura. Cioè, guardate le vostre, guarda la mia. Ciao gatto Denver. Siamo tornati a casa? Siamo tornati a casa? Sì. Che bravo. E la gatta Stelli? Ah, gatta Stelli. Che bravo. Che bravo, gatto Denver. Sei bravissimo, gatto Denver. Un piccolo gattino tutto bianco. Ma tutto bianco. Sì, tutto bianco. È l'ora della nanna, è già tardissimo, quindi dobbiamo assolutamente muoverci e andare. Nanna, Tomas è già in posizione. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Bacio. Ciao.